Ciao a tutti, io sono Massimo, sono uno studente tutor della scuola di economia e management e con questo video mi piacerebbe interagire più direttamente con voi, la comunità universitaria. Sicuramente vi sarà capitato di avere a che fare con uno studente tutor, dato che in facoltà questi sono un punto di riferimento sia per questioni amministrative particolari, ma anche per semplici chiarimenti. Non solo, i vari progetti attivi nel corso dell'anno e del secondo semestre consentono agli studenti di avere un supporto concreto in situazioni specifiche. In questo momento tutti stiamo vivendo gli effetti di questo nuovo scenario mondiale e le nostre giornate sono molto diverse rispetto a prima. Ciononostante, l'Università di Siena si è prontamente adattata alla situazione e allo stesso modo gli studenti tutor. L'attività di tutorato si è ampliata e adattata alla nuova realtà, al fine di rendere il supporto agli studenti più completo. Oltre ai ricevimenti programmati, i progetti attivi da gennaio riguardano tre ambiti diversi: il supporto per la redazione della tesi, dato che gli step da seguire potrebbero non essere banali per coloro che non hanno ancora dovuto svolgere un lavoro simile; il supporto allo studio, che è curato sia dai tutor didattici in maniera più specifica, sia dai tutor della scuola, per quanto riguarda magari la programmazione dello studio e l'organizzazione della sessione. Quest'ultimo aiuto è rivolto in particolare alle matricole, agli studenti alle prese con esami che impongono un differente approccio di studio. E infine il supporto agli studenti stranieri e relativi tandem linguistici. Questi progetti e i servizi in generale offerti dai tutor sono tuttora attivi e sono erogati via Skype. In generale, gli studenti tutor sono disponibili a qualsiasi ora tramite contatti email o telefonici forniti agli stessi e tramite gli orari di ricevimento, con la speranza che anche senza un confronto fisico si possa avere un supporto concreto in vari aspetti che riguardano la carriera universitaria. La vera novità del tutorato della scuola di economia e management riguarda i nuovi progetti attivati per far fronte a questa nuova situazione. Il gruppo di tutor ha infatti ideato dei nuovi servizi disponibili sulle piattaforme social, quindi Facebook e Instagram. In particolare si è pensato a tre progetti differenti: un supporto didattico burocratico offerto sulle pagine social per spiegare al meglio questioni più complesse della didattica online e della modulistica, proprio ora che i dubbi degli studenti non possono essere chiariti in presenza del personale degli uffici didattici. La somministrazione di sondaggi su Instagram per verificare in che modo la comunità universitaria sta affrontando le novità della didattica online, nonché le valutazioni personali sull'impatto che il coronavirus avrà sulle economie globali. E infine un format più informale dove gli studenti potranno condividere le loro esperienze personali in questo periodo particolare. Ci rendiamo perfettamente conto dell'eccezionalità di questa situazione che stiamo vivendo. Però non possiamo non pensare che per noi studenti di economia, management, finanza e statistica sia sicuramente anche un'opportunità per approfondire dei temi di studio, per approfondire alcuni fenomeni e quindi per mettere in pratica tutto quello che abbiamo studiato nel nostro percorso accademico. E vi auguriamo buon lavoro e se avete necessità non esitate a contattarci.